Rientrati dopo la pubblicità, siamo sempre in piazza Mazzotti per che cosa? Per l'arrostita sassarese. Guardate la gente che sta iniziando ad arrivare, siamo solo all'inizio. Ma Franco, noi dobbiamo trovare... Quale sarà la domanda di oggi, Franco? Salsiccione o fettina? Vediamo, fettina? Idea che... No, o melanzana, c'hai ragione, ho idea che non è proprio così. Però vediamo, salve, vediamo, troviamo una persona che ci dice qualcosa, di Sassari? Sassari è appena arrivato. E lui scappa, dove vai? Vieni qua, fatti vedere. Appena arrivato, adesso a Sassari. Vediamo. No, appena arrivato qui per vedere un po'. Perché sai, iniziando ovviamente, c'è già tanta gente. Sì, sì. La domanda è, salsiccione o fettina? Tu cosa dici? Niente. Niente. Salsiccione, classico. Ma come la trovi questa festa? No, è la prima volta che vengo. È due. È già il secondo che troviamo, di Sassari, sì, che è la prima volta che viene alla Rossita, quindi non hai idea più o meno di quello. Niente. No, adesso vediamo un po' come come cucinano i consiglieri, vediamo un po' se cucinano bene oppure male. Ah, un'altra domanda. Dimmi. Melinzana. Ovviamente, melinzana. C'è la canzoncina che dice "Mi friggi un bel agganna la melinzana". Qual è il segreto per questa cosa? Il segreto per farla friggere? La canna oppure esatto. mangiarne molta, mettere molto, molto peperoncino e ti frigge un po' la canna. A casa in quantità quante ne mangiate? Di melanzana? Una a testa. Una melanzana a testa. Una melanzana a testa. Va bene, allora lasciamo andare e noi continuiamo, Franco, ci buttiamo un po' all'inizio della bolgia. E troviamo. E vi troviamo, ne approfittiamo, venite qua. Allora, tutti e due di Sassari. Sì. La domanda è, lui che cade per non farsi vedere, venga che si fa la vedere. La domanda com'è? Non me la ricordo più. Qual è la domanda, Franco? Ah no, giusto. Salsiccione o fettina? Salsiccione. Oh, i gusti sono gusti, ovviamente. Allora, fettina. Lui la fettina. Cosa mangiate di più a casa? Sassarese. La no, sassarese, cosa mangiate? Che cosa? Pancetta. La pancetta. Collo. E poi risponde lui. Ma state rispondendo, è bellissima questa cosa. Poi? Cosa vuoi mangiare? Un po' di tutto. Dai, dacci una ricetta sassarese. Dobbiamo far le lumache. Come le fai le lumache? Dai, con le patate. Cioè metti una patata dentro un... No, tante patate con le lumache. Ok, divise. Poi? Divise. Che cosa? Le patate o le lumache? Le patate. Ah, ok. E le mettiamo come? Dentro un... Una pentola. Grande più o meno? Così, dai. Così, ok. Poi, vai, dacci la ricetta, la gente a casa non lo sa. Aglio, prezzemolo. Quindi soffriggiamo tutto? Sì, e poi mettiamo nelle lumache. E poi si mette dove? Dentro la pentola! E si chiude. E si chiude. E si fa cucinare per quanto? Mezz'oretta. Ma noi alla rostita possiamo parlare di lumache, secondo te? Non possiamo passare di lumache alla rostita. Perché sono buone. Le lumache sono sassaresi, non c'è niente. Lo so. Va bene. Allora, mi ha parlato un po' di tutto. Tanto lui non sta mangiando né lumache, né salsiccia, né arrostita, ma sta mangiando le noccioline, le cimie proprio. Va bene. Buon divertimento, ci vediamo più tardi in mezzo alla bolgia. Vediamo di dov'è questa bellissima ragazza. Di dove sei? In English. I am English. Very, very English. I am Romaine. Non fa vedere una... Allora, io cerco di spiegarti in italiano. Tu parli l'italiano? No, capisco un po'. Ok, you no speak in Italian, ma comprendes. Yeah. Vabbè, è uguale. Perché sei qua? Perché per... Para vedere il mondo. Per vedere il mondo. Facciamo il mondo italiano. Oh, sì. Ok, ma a Sassari. A Sassari. Ah, per il mare, per la isla. A Sassari. A Sassari. Il mare. Sì. Ti hanno confuso un po' l'idea te in Inghilterra. Allora, il mare non è a Sassari, è vicino, in provincia. Io per il sincopiso io vedo il mare. Da dove stai tu? De Romania. No, aspetta. Bellissima. Allora, lei è rumena, parla l'inglese, vede il mare a Sassari, secondo me il fumo della arrostita li sta facendo male. Però andiamo avanti, continuiamo questo bel discorso. Okay. Quanti anni hai? 21. 21 per gli anziani, 21. Ok. E adesso in questa festa, no? Ok. Tu sai che cos'è? Ok.
che cose. Se mangia, tutto il mondo mangia. Tutto il mondo mangia, va bene. Voi, tu hai detto sei inglese, no? Sei rumena? No, sei rumena, ma sei un po' inglese. Ma dove vivi? È Romania. In Romania si dice qua. Romania, vabbè. Romania. Non importa, okay. Tutto il mondo è paese, che te ne frega. Allora, ascolta, in ride, a me piace questa cosa che ride. Vieni qua, come ti chiami? Alexandra, senti, facciamo una cosa, mi devi fare un favore, siccome a me mi pagano un poco per questa cosa, mi danno pochi soldi, mi danno due. Basta, no. No, vai, riprendi, come no? Dobbiamo dirlo, perché tu devi sapere una cosa, noi dobbiamo dirlo pubblicamente. L'editore è una persona serissima, intelligente, ci fa lavorare 24 ore al giorno. Tu? Sì. Oh, e okay. Guadagniamo... Io no. Guadagniamo noi. Ma tu... Qua, tu... Qua, cioè... 2 euro. Ah, oh, okay. Solo... 2 euro. Ma cazzo. Ma me li danno a dicembre. Capito? No! Capito? Con un assegno postatato. No. È un disastro. Senti. Ascolta, in Romania. Io mangio. Salsiccia, salsiccione oppure fettina? No, capito. No. Non hai capito. No, vieni qua tu che c'è la melanzana. Vieni un attimo, gli spieghiamo come funziona. Che non ha capito. Dì come ti chiami intanto. Io sono Sassarese. Il gioco delle coppie. Tore. Tore. Invece lei è? Alexandra. Alexandra, piacere. Alexandra. Okay. Lui mangia la melanzana, okay. Che in sassarese si dice mirinzana. Mirinzana. E in Romania vânătă. Ecco, come si dice in Romania vânătă ti frigion bella gana? Non lo sai, vabbè, non importa. Ragazzi, vi ho fatto conoscere, approfittatene. È festa per tutti. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo avanti, fra. Tele G, ricordatevelo, Tele G sempre presente, in ogni buco, in ogni anfratto ci siamo. Tanto l'editore, ve l'ho già detto, è una persona squisitissima, ve lo dico di nuovo per i colleghi, so 2 e so 4 dall'altra volta, vabbè, a dicembre li vedremo. Franco, quanto ti ha detto che ti dà? Scusa, no, perché voglio vedere quanto ti dà? 2. Due anche a te. Cioè io presento, tu 2, vabbè, andiamo avanti. Poi era un... Poi in Romania com'è che si diceva? Franskünce, vabbè, non lo so. Vediamo questi ragazzi giovani che li becco mangiando. Guarda come scappano quando mangiano. È bellissima sta cosa, però se vado dai grandi, i grandi non scappano. No, però non possiamo perché ovviamente dovremmo conoscere molti altri linguaggi. Vediamo queste belle ragazze. No, non parlano le belle ragazze. Come mai? Non c'è. I ragazzi, sì, i ragazzi mangiano. Qua mangiano. Sì, si mangia bene. Cosa stai mangiando? Melanzane, carne di cavallo e pancetta. Carne di cavallo? Sì. Dove hai trovato il cavallo? Il cavallo qua. Davvero? Ma sì. Dove sei? Di Sassari. Vabbè. Lo dici tu, eh? Cos'è che ti dovevo chiedere? Cosa hai mangiato? Franco, cosa dovevo richiederti? Allora, che ha già mangiato? Vabbè, no. Ah, no, volevo fare una cosa. Sì? Volevo fare una cosa, come sai, melanzana, fettina, non c'entra niente. Mi dovete fare un saluto. Non a me, ovviamente, perché sì? Sono qua, se no mi dite ciao, siamo a posto. Dovete farlo a tutte le persone che sono a casa, a quelle malate che vogliamo salutare e ricordare, e sono gli anziani di Casa Serena e di tutte le case di riposo che ci sono in giro, e anche i ragazzi che possono, non possono uscire, quelli del Gesù Nazareno ad esempio. Salutateli voi, come volete voi, anche il sassarese, vai! Ciao! Ciao! Ciao, il saluto giovanile è questo, è il nostro futuro ragazzi, non arriviamo al 2012, questo lo sappiamo già, andiamo avanti! Ciao ragazzi, buon appetito! Intanto piano piano si sta riempendo, vedi Franco? Sempre di più gente che bevucchia, chi mangia, chi parla, chi telefona, guarda che fanno le riprese col telefonino. Ma noi dobbiamo trovare gente seria qua, Franco, guarda che bei giovanotti che abbiamo di Sassari. Mi dica, carissimo. Allora, la domanda oggi è salsiccione o fettina? E melanzane. Ovviamente, la buon sassarese, la melanzana, la giochitta. La giochitta non è... C'era però l'altra settimana, no, questa settimana. Là? Allora, l'ha detto anche lui. Quanti anni è che vieni qua? Già 10 anni in puni. E quanta gente hai visto? Tantissimo. Oggi come la vedi?
sta arrivando. Piano piano, siamo piano all'inizio. Piano piano sta arrivando. Dai, 3 anni tantissimo. Ma c'è un augurio che si fa in questo caso? A 100 anni. A 100 anni, perché stanno iniziando anche i candelieri. Che ovviamente Telig trasmetterà prossimamente quando ci saranno. Giustamente, mi pare. Ormai noi ci siete rimasti da soli. Noi ci siamo. Siamo piccolini. Noi siamo la piccola di casa al servizio. Ma ormai siete rimasti anche da soli, mi pare. No, ci sono anche le altre emittenti televisive. Noi, che il nostro editore, lo vogliamo coinvolgere sempre, salutiamo l'editore, ci butta 24 ore al giorno in mezzo alla bolgia. Ma questo è un altro discorso, andiamo avanti, Franco. Se ma per capire com'è questa cosa dovete anche assaggiarla, quindi adesso, dovete farvi. Siccome siamo all'inizio, no? Poi dopo io mi butto in mezzo. Devo riuscire a slacciare questi pantaloni e andare a casa col pantalone. Ci riuscirò? Penso di sì. Vediamo se. Aspetta, fai un profilo. Deve venire, dai. Ancora non ce l'ho. Ci arriverò. 2-1. Grazie. Buon lavoro. Ciao, grazie. Andiamo avanti, cosa vuoi dire? Saluta a tutti. Ciao a tutti. Allora, andiamo in mezzo. Buttiamoci. Guarda, la signora si è nascosta. Però io la prendo da qua. Signora mia, anzi signore mie, venite qua, non scappate. Beh, rimango solo con la signora, sempre che suo marito non sia geloso, perché se no me ne vado. Non è geloso. Di Sassari? Sì. Quanti anni viene qua alla festa? Sempre. Sempre, tutti gli anni? È cambiato molto da allora, c'era lo zimino prima, no? Sì, vabbè. Adesso c'è. La domanda è, salsicciola o fettina? Quello che mi danno mangio, cosa c'è? Non lo so, non ho ancora È bellissimo, visto. Guarda, è meraviglioso, a me piace, no, mi piace proprio il fatto che ci sia questo movimento, vedi? È bello. Sì. Allora, adesso una domanda, sì. Lei il salsiccione come lo cucina? Arrosto. E come lo mangio ovviamente? Arrosto, che cucino. Lo cucina arrosto, cioè sì, a casa alla brace, ma sì. C'ha il giardino? Certo. Ah, ecco, perché sennò dentro casa è un disastro. Un consiglio per chi vuole fare il salsiccione dentro casa? Con i cavolfiori e con le olive. Ci dica, interessante. Beh. Come si fa? Spieghiamolo a chi è a casa, che ovviamente. No, adesso non posso mettermi. Non si può raccontare in due secondi. Insomma, no. Comunque, salsiccione con le olive. E con i cavolfiori. Col sugo. Immagino la notte. Col risotto. La notte deve essere un concerto. No, non è detto. Non c'è concerto. Non fa a tutti lo stesso effetto. No? No. Vabbè, lo proveremo. Grazie signora, andiamo avanti. Franco, hai visto? Ci passano davanti, il bello è questo, perché quando c'è tanta gente, è così, no, è così. Guarda che belli, sono bellissimi mangiando, mi piace da morire questa cosa. E ovviamente noi andiamo a vedere cosa pensano di questa cucina. Salve! L'ho presa proprio mentre sta mangiando, cosa vuole che le mi tengo? Mi prenda adesso mi però. Dica. Allora, cosa volete sapere? Allora, innanzitutto dove li ha presi? In che circolo? Qua a Collezio. Ok, come stanno cucinando? Bene. E qual è la cosa più buona di queste che ha mangiato finora? Tutto, il vino più che altro. Quello è bevuto, va bene. Eccolo qua. Ecco, ce lo faccia vedere. Ecco il vino. E io mi chiamo Mariolino. Mariolino di Sassari. No, sono di Itiri, però abito 50 anni qua a Sassari. E di Sassari, cioè inutile. Di Itiri. E speriamo che mollino subito a Dottor Dore della clinica Nero, perché oggi parliamo di tutto. Perché qua. Dottor Dore è un grande che ha salvato tanta gente, ha curato tanta gente. Le sue opinioni, noi non stiamo qua a giudicare. Io sono Mario Mariano e voglio che lo lascino subito perché è un grande. Un appello da Mario. Comunque, adesso parliamo invece di altro. Comunque, allora, il vino buonissimo, di dov'è tutto buono. Il vino penso che sia di Sassari. Dintorni. Poi melanzana, come è fatta la melanzana? Buonissima. Poi c'è la pancetta. La melanzana? La melanzana. Buona la melanzana. E poi c'è la pancetta. C'è il un po' di tutto. Ma se io gli rubo un pezzo di pancetta, assaggiamo questa pancetta. Anche a lui, dai. Possiamo vedere. Aspetta, Franco lo imbocco io. La Franco, dai. Ecco qua, Franco, imboccato. Quando è che viene trasmessa questa storia qua? Lo vedete su TeleG. Quando? Siamo TeleG. Già ho visto. Sicuramente domani o dopodomani. Adesso lo vedete nel telegiornale. Comunque lo ricordiamo dalle 13 in onda, diverse edizioni. Allora, qua è una bellissima cosa, che è una tradizione da rispettare. Io ripeto, ragazzi. Io sono di Itir, però abito 50 anni qua a Sassari. È sposato con una sassarese? No. Sempre con una dei paesi, anche mia moglie. Però i miei figli sono nati tutti a Sassari. Oh. Sono 4 volte nonno. Non si dice. Auguri, non me lo dico. Aspetto. Quando è stato l'ultimo? L'ultima è stata mia nipotina. Ascolti, però, settimane fa. Devo interromperla. Perché. Ma no, aspetti, adesso assaggio il vino suo. Lo assaggi lei, poi lo assaggio io. Prima assaggio io, poi a te. Vediamo com'è. Buono,
dai anche all'operatore. Operatore, facciamo vedere, l'operatore beve dopo, ha detto. E dopo se no poi gli escono tutte le immagini. Stava dicendo che i suoi figli sono sassaresi, lei è nonno. Mia nipotina è nata 3 settimane fa. E si chiama allora. Penelope. Poi Penelope, auguri da TeleG, da tutto lo staff. E anche ai due gemellini, i miei nipotini. E anche ai due gemellini. Adesso la lasciamo mangiare, se no qua si prende tutto. E andiamo avanti, allora, magari ci rivediamo. Oh, no, aspetta, ancora. Al dottor Dore, speriamo che lo liberano subito libero, perché è un grande. È un grande. Ognuno, e ha curato ovviamente molta gente. Noi capiamo. Allora, la ringraziamo, signor Marionino, arrivederci a tutti e continuiamo ad andare avanti. Grazie per tutto. Allora, ovviamente in questi giorni si parla, in questi giorni c'è sempre, insomma, di cronaca, si parla un po' di tutto, ognuno la pensa come vuole, è libero di pensarla come gli pare, però noi siamo qua per la festa, cioè per la festa, e vediamo se troviamo, qui ci sono un sacco di gente. Franco, hai visto? Ma hai visto, Franco? Andiamo avanti, troviamo qualcun altro che parla. Guarda che bella signora, una bella signora di Sassari, di Collegio. Ascolti, dica. Alla sassarese, ascolti proprio, glielo detto. No, a cosa? Ascolta, sassiccione o fettina? Adesso la fettina. È un'altra cosa. Qual è il piatto più buono di Sassari? Non mi fate vedere in televisione. Come no? Siamo qua per questo. La melinzana. E qui c'è la melinzana. Sì. Allora ci dica una cosa, il segreto, perché nella canzone dice la melinzana ti friggi un bella ganna. Qual è il segreto per fare questa ricetta? Due peperoni. Quanto ne mette in una melanzana? Due. Due peperoni, la ringrazio signora, andiamo avanti. Ah, hai visto? Ha fatto. Allora, vediamo come ha fatto. Non mi pare vero. Ti vuoi essere offerto a te? Io bevo. Ti offro anche a mangiare, anche a te. Oh, comunque fa piacere, eh. Ogni tanto. Ogni di che cose bisogna farli. Magari. Bisogna farle tutti i giorni a mangiare crocco. Noi moriamo tutti di colesterolo. Non si pare vero, non hai compreso. Babbo è morto senza colesterolo, 94 anni. Quindi, magari è un burro. Tutti canti noi, Beromme. Ascolti, come si chiama? Io mi chiamo Giovanni. Allora, facciamo una cosa. Gianfranco chiama. Gianfranco. Aiuto. Ciao Gianfranco, a me lo fa un augurio a tutte le persone che sono a casa, che non possono venire qua. A tutti quanti, poveri, mandroni, che siano in tribunali, che ci siano in ripidari, che siano in casa senza potersi muovere, a tutto Sassari e a tutto il mondo. Perché tutto il mondo è festa. Tutto il mondo è un paese, è festa, devono fare tutti festa, cazzo. Non solo noi. Io la ringrazio, le riconsegno dovere, il vino, se no mi ubriaco prima della fine. Ciao. Grazie mille signor Gianfranco. Grazie. Andiamo avanti, Franco, hai visto che bello? La gente è contenta, no? Perché mangiano, si divertono e vanno avanti, insomma. Ma non si capisce però, io non ho capito se sono panini o se sono piatti. Qualcuno ce lo deve spiegare qua. Tanto andiamo avanti. Ah, intanto vi devo ricordare anche una cosa. 3G è presente. Il motto di. Aspetta, Il motto di 3G è la piccola di casa al servizio della città, ve lo devo ricordare, cioè qualsiasi cosa voi volete fare potete chiamarci al numero 079 26 11 50 durante la mattinata dalle 10:30, mezzogiorno e mezza, l'una circa, volete parlare dei vostri problemi potete chiamarci, ci contattate, noi veniamo a verificare, vediamo un po' di cose, insomma. Oh, leggete le G, mica lumachine qua. Andiamo avanti. Allora, guarda, c'è un bimbo piccolissimo, bellissimo, guarda che bello. No, e scappano. Tu sei il papà? Sì, sì. Vieni, avvicinati vicino, vi voglio fare un quadretto di famiglia. Franco si allontana indietro, così vediamo. Come si chiama? Roberto. Ciao Roberto, saluta. Ciao. Sei di Sassari, siete sì, di sì. Sassari, sì. Ogni anno venite alla festa? Sì. Perché? Per la gente, per divertirsi. Per divertirsi. Un po' anche per non cucinare a casa. Sì, diciamo. Infatti. Ne approfitti. Poi c'è anche fresco oggi. Sì, insomma. Meno male. Meno male, sì. Ascolta, lui quanti mesi ha? 3 mesi. Oh, Franco, c'ha 3 mesi, guarda com'è. Ma sono le melanzane. Sì, sì, è vero. Mangia già melanzane. Lumachine. E così via. Adesso invece faccio una domanda a lei, Qual è il piatto che cucina tuo marito di Sassari, Sassare? Il salsiccione. Il salsiccione non è sassarese, dai. Quello cucina le melanzane. Le melanzane, come le fai? Come le fai? Ma le fa lui. Sì. Allora,
Scusa, fai tutto tu a casa, sì, intanto il figlio. Anche la mamma. Le ripiene, lui le fa arrosto. Tu le fai ripiene. Okay. E lui le fa arrosto. Sì. Allora, facciamo una cosa, su melanzane ripiene, melanzane arrosto, che non si capisce bene qual è che ti frigge la gana, quella no. Noi diamo la linea alla pubblicità, salutiamo tutti quanti, saluta anche tu. Ciao! A dopo. La melanzana, a di ogni